Buongiorno a tutti dal vostro Polentone in Italia, come state? Siamo sempre più vicini alla data di partenza verso casa, verso il Giappone. E in questo video vi voglio un po' raccontare o comunque spiegare quelle che sono o quelle che ho trovato le differenze maggiori tra Italia e Giappone, ma soprattutto insomma un po', come si dice, il feeling che ho percepito qui durante questi giorni, questa permanenza in Italia. E sicuramente prima di tutto, e cosa che ha detto anche la signora, è che i negozi di ramen in Giappone sono paragonabili alle pizzerie, cioè nel senso, se si va in Giappone c'è praticamente dietro ogni angolo un negozio che fa ramen, un negozio che fa soba o comunque udon, un noodle in generale, e qui in ogni angolo c'è una pizzeria. Cioè, io lo sapevo già, però insomma ci ho fatto ancora più caso quest'anno. E l'altra cosa, le differenze, i prezzi sicuramente, perché con il cambio attuale euro-yen qui in Italia è diventato, già prima lo era ancora di più post-Covid, molto caro. Adesso appunto con il cambio euro-yen, che è molto favorevole per chi ha l'euro e molto sfavorevole per chi ha lo yen, quindi io vivendo in Giappone appunto vivo di yen, è molto molto sfavorevole, quindi si paga, almeno io pago, praticamente il doppio se non il triplo di quello che pagherei in Giappone. E cos'altro? Il mare, la tipologia o comunque il modo in cui il mare viene vissuto, qui insomma è facile, è normale vedere persone a petto nudo in spiaggia, lettini, ombrelloni, a abbronzarsi. In Giappone tutti quanti, ma insomma se mi seguite lo sapete già, sono tutti coperti, super mega vestiti. Il mare non è un mare così pulito come, a meno che non si vada a Okinawa, non è così pulito come questo qua in Italia, parlo a livello medio, generale. E cos'altro? La cortesia, anche se qua devo dire insomma che ho avuto un paio di casi particolari, ecco, se insomma avete visto i video e i commenti che ho ricevuto su alcuni video che ho registrato, ho filmato in Sardegna, insomma vedrete che di cortesia non è che ne abbia ricevuta molta, ma vabbè, questo è un caso particolare. Però devo dire, invece, sempre parlando della Sardegna, che proprio attaccavo bottone così veramente molto facilmente quando andavo nei supermercati, nei negozi, cioè erano tutti molto molto cordiali, a parte, ripeto, un paio di casi di leoni da tastiera, ma quelli sono un po' in tutto il mondo. La semplicità, sempre collegandomi alla cortesia, di creare relazioni. Ad esempio adesso sono qua che sto aspettando alle 8:30 per entrare in palestra, tra l'altro palestra veramente a 2 minuti da casa mia, e la facilità di creare appunto connessioni, relazioni, chiamiamole amicizie. Qui in palestra entri in spogliatoio, ciao, fai un commento sulla giornata, attacchi il bottone, in veramente pochi secondi riesci veramente a, non dico farti un amico, ma comunque ad avere possibilità di parlare con qualcuno, interagire con qualcuno. In Giappone, se si va in palestra o comunque in giro, ognuno si fa i cavoli suoi, anche ripeto, nell'ambiente della palestra tutti quanti si allenano, nessuno parla con nessuno, a meno che non arrivino in coppia ad allenarsi assieme, ma è una situazione veramente molto rara. E quindi io mi sono, non dico stupito, ma mi sono sentito bene, ecco, a ritrovare l'ambiente della palestra italiano, che è un ambiente, non so se chiamarlo sano, ma comunque goliardico, cordiale, si sta bene, ecco. E niente, e quindi queste sono le principali differenze che ho notato qui in Italia col Giappone. E però nonostante ciò, vabbè, anche un altro caso, diciamo il rispetto delle regole, l'educazione. In Giappone sicuramente sono famosi per essere molto educati e rispettosi delle linee del proprio turno. Qua mi ricordo quando siamo stati a Venezia all'aeroporto per andare in Sardegna, c'era un signore, ma
secondo me non era neanche italiano, era mezzo tedesco, che ha saltato la fila, ha provato a saltare la fila e si stavano quasi mettendo le mani addosso. Se dovesse succedere una cosa in Giappone, anche se la persona che ha saltato la fila è in torto, comunque starebbero tutti zitti, non verrebbe fuori nessun tipo di scandalo. Invece qua, insomma, è facile anche saltando una precedenza che ti mandino a quel paese che scatti quasi la rissa. Ecco, basta, queste sono le principali differenze che ho notato. Però ripeto, come stavo per dire alla fine di questo video, ormai casa mia è il Giappone, quindi un po' mi manca essere in Giappone, mi manca il lavoro, lavorare, essere a contatto con gli italiani, ma in Giappone. E niente, quindi basta, queste 3 settimane ormai sono veramente volate. Ho mangiato un botto di pizza, sicuramente qualche chilo l'ho preso, ma fortunatamente mi sto tenendo in forma e mi sono tenuto in forma almeno andando in palestra 3-4 volte a settimana. Basta, penso di aver detto tutto. Aspettiamo tra qualche minuto che la palestra apra e riprendiamo questo workout, uno degli ultimi. Un mi piace, condividete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di queste differenze, se le avete notate anche voi, se siete stati in Giappone, fatemelo sapere nei commenti. Al prossimo video dall'Italia o dal Giappone, non lo so. Ciao da Polentone, alla prossima.